Quali buone notizie per te scoprirai presto. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha, la piramide o la stele. Quali buone notizie per te scoprirai presto. Togliamo la stele, togliamo la piramide e partiamo, cara Magashona, col Buddha. Quali buone notizie per te scoprirai presto. Iniziamo a fare la stesa con i tarocchi. Gli arcani maggiori dei tarocchi, quali buone notizie per te scoprirai presto. E vediamo un attimino di fare la stesa con i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Mescoliamo e poi tagliamo e giriamo. Quali buone notizie per te scoprirai presto. Vediamo un attimino cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Beh, allora viene fuori il matto al contrario, quindi la buona notizia è che diciamo, mollerai un po' la razionalità, perché il matto, qui siamo nell'ottica positiva, quindi il matto è il folle e quindi non ha razionalità, elimina ogni blocco, ogni vincolo razionale. Questa è la parte positiva di questo arcano. Ci sarà, diciamo, è inevitabile in questa tua interpretazione avrai qualche fastidio, ma tutto sommato l'appeso è appeso per i piedi, insomma, quindi ci vorrà un po' di pazienza e poi andremo nel dettaglio. E incontrerai sicuramente ci sarà una relazione con una donna, ma anche quello che riceverai da parte tua sarà una valutazione positiva da questa donna che in qualche modo esprimerà anche un giudizio. Ecco, quindi alla fine un giudizio positivo. L'interazione potrebbe essere un'amica, potrebbe essere. Se tu sei un uomo, potrebbe essere un amante, potrebbe essere tua madre, potrebbe essere una persona importante che magari ti presenta anche un uomo se sei una donna. Quindi potrebbe essere la notizia che magari che il tuo uomo lascia la moglie. Questa notizia è legata alla moglie che viene appunto lasciata. Quindi tante sono situazioni di questo genere. Vediamo un attimino il suggerimento, cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo, vediamo quali buone notizie per te scoprirai presto. Beh, inizierai a intraprendere un'avventura, potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere una nuova relazione sentimentale affettiva, comunque un nuovo progetto importante, avventuroso, diciamo inaspettato, si manifesterà per te. Ti converrà fare un atto di ribellione, cioè manifestare veramente tutta la tua forza, tutta la tua potenza e manifestare tutte le tue capacità e troverai nel cammino degli amici, quindi questa donna che veniva fuori potrebbe anche essere un'amica che ti aiuterà in questo progetto, ma vediamo un attimino questo progetto che ti porterà a un completamento, ti porterà a un miglioramento anche proprio come persona nella tua integrità. E diciamo quello che va fatto e non aggrapparsi al passato, perché se vuoi andare nel futuro, se vuoi guardare al futuro, non devi aggrapparti al passato che ti trascina verso il basso. Vediamo anche qua se c'è un aiuto da parte degli oracoli del regista Akashici. Mescoliamo anche qua, vediamo cosa ci dicono anche gli oracoli del regista Akashici. Tagliamo e vediamo anche qua cosa abbiamo. Beh, diciamo che c'è una legge del karma, quindi tutto quello che tu andrai a seminare dipenderà da te. Tutto quello che raccoglierai dipenderà da quello che hai seminato, quindi cerca di seminare soluzioni positive. E ci sarà comunque un verdetto legato alla giustizia, quindi la buona notizia potrebbe essere che vinci una causa, che vinci un processo, che vinci un contenzioso. Questo è venuto anche fuori la giustizia prima, quindi diciamo, queste le situazioni. Quindi sicuramente ci sarà una donna. In questo caso, se si tratta di cause legali, potrebbe essere un giudice, oppure per confermare una separazione, se confermare, diciamo, qualcosa legato a un tuo interesse, insomma. Ecco, quindi ci sarà comunque qualche cosa che arriverà presto, una sentenza, diciamo così, che potrebbe essere una sentenza morale, una sentenza giudiziaria, una sentenza di una persona che in qualche modo vuole riconoscerti in qualche modo. Ecco, tutte queste cose sono comunque positive, ti accadranno presto. Ecco, questo è il settore. Bene, adesso passiamo alla seconda stesa, togliamo
il Buddha e facciamo entrare la piramide e vediamo un attimino la piramide che ci dice. Allora, vediamo un attimino la piramide che ci dice. Togliamo qui le carte. Allora, mescoliamo, partiamo dagli arcani maggiori dei tarocchi, mescoliamo e vediamo quali buone notizie per te, scoprirai presto. Questa è la prima stesa, quali buone notizie per te, scoprirai presto. Allora, togliamo, giriamo e vediamo un attimino che cosa ci dicono. Vabbè, insomma, qualunque cosa intraprendi vieni baciato dalla fortuna, quindi la fortuna è della tua e questo è, devo dire, che è un aspetto positivo sicuramente da non trascurare, quindi questo è un grande vantaggio. Ci sarà una donna anche qua che potrebbe essere dalla tua parte, potrebbe aiutarti, una donna di prestigio, una donna di valore, non si sa chi è, però è sicuramente una persona influente che ti potrà dare un contributo notevole, un contributo importante al tuo vissuto. Ci sarà un cambiamento, la morte in questo caso al positivo rappresenta comunque un cambiamento, rappresenta una modifica positiva dello status attuale, quindi un grande cambiamento evolutivo nella tua vita. E qua viene anche fuori appunto la torre, che in generale è negativa, ma in questo caso rappresenta proprio il consolidamento del cambiamento. Un po' di pazienza serve per tutto questo e, diciamo, questo cambiamento potrebbe riguardare una relazione sentimentale affettiva. La luna un po' l'energia dei sentimenti, un po' l'energia delle situazioni, e poi luna e sole vengono fuori, quindi viene confermata la prima carta che qualunque cosa tu intraprenda, anche da un punto di vista sentimentale affettivo, ci sarà un'unione di coppia. Quindi a questo punto potrebbe essere proprio la carta vincente, la creazione di un'unione di coppia importante per te. Vediamo cosa ci dicono. Approfondiamo con i tarocchi Zen di Osho per cercare di capire cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho da questo punto di vista, per avere una conferma ulteriore. Tagliamo. Allora, dovrai un po' lottare in questo progetto, in questa cosa che porterai avanti. Viene fuori la carta della pazienza, quindi ci va tempo, la fretta che ti va consigliera, levati tutti i gravami che hai di dosso e non ti aggrappare al passato, anche qua viene fuori, troverai sicuramente delle persone favorevoli e riscoprirai un maestro che ti darà le indicazioni migliori, le indicazioni giuste. Eccolo qua, viene proprio fuori la figura, anche qua con la figura del maestro, anche proprio, quindi queste sono le indicazioni. Il maestro ti darà un supporto, ti darà un'indicazione, ti illuminerà, ti guiderà lungo la strada per raggiungere questo obiettivo. Vediamo se ci dà qualche indicazione ulteriore, diciamo gli oracoli, vediamo un attimino cosa può essere. Beh, anche qua può essere anche qualcosa legato a un progetto intellettuale, qualcosa che stai portando avanti, scrivere un libro, fare qualcosa di importante e superare i blocchi di vincoli passati, ad esempio, potrebbe essere anche riuscire finalmente a liberarti di una situazione vecchia, sentimentale, affettiva e canalizzare un'energia, qualcosa anche da un punto di vista spirituale, mentale, una migliore stabilità. Ecco, questo è quello per quanto riguarda queste carte. Passiamo alle altre, facciamo uscire la stesa della piramide, entriamo con la stele, vediamo un attimino cosa ci dicono qua le carte. Allora, partiamo con i tarocchi. Che cosa scoprirai, quali buone notizie scoprirai presto, quelle buone notizie scoprirai presto. Partiamo quindi con gli arcani maggiori dei tarocchi, mescoliamo, quali buone notizie scoprirai presto, quali buone notizie scoprirai presto. E questo è una cosa importante per te. Quali buone notizie scoprirai presto, quali buone notizie scoprirai presto. Quali buone notizie scoprirai presto. Allora,
tagliamo, giriamo e vediamo un attimino. Allora, ci sarà sicuramente qualcuno che parlerà bene di te, ti darà stima, considerazione. Attenzione che potrebbe essere però una persona un po' manipolativa, quindi è anche una buona notizia capire che c'è un amico del quale, un'amica della quale ti devi liberare, perché questo è un qualcosa di fondamentale. E quindi, diciamo, lascia andare, ci saranno delle belle emozioni fondamentalmente. Emozioni più legate alla passionalità, alla sensualità, però occhio che c'è qualcuno che ti devi togliere, ma tu avrai la forza, quindi la buona notizia è che avrai tutte le energie, tutte le possibilità per affrontare quello che devi affrontare in questi giorni, ce la fai, ecco, questo è veramente una buona notizia. Vediamo un attimino se temevi di non farcela, invece avrai la forza e le energie necessarie per superare questi blocchi, questi impasse e andare oltre. Vediamo un attimino cosa ci dicono invece i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo, vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, beh, anche qua avrei un supporto di persone amiche, questa è una buona notizia. E diciamo dovrai imparare a danzare sotto la pioggia, ma ci sarà, avrai questa capacità di, come dire, riuscire ad adattarti a tutte le situazioni. Ecco, questo è positivo. E acquisirai anche una maturità giusta per raggiungere veramente i benefici, per raggiungere veramente le cose buone e utili nella tua vita. E anche qua viene fuori un po' la carta di prima, fai un po' attenzione a persone manipolative. Ecco, questo è da tenere presente, però alla fine la forza ce l'avrai. Vediamo un attimino cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Allora tagliamo, giriamo e vediamo un po'. Beh, è qua il punto, è l'amore, quindi qua in questo caso sarai vincente nell'amore. Tutto questo accadrà nel settore amore. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti do appuntamento al prossimo video.